Buonasera triatleti, buonasera. Siamo a martedì 5 ottobre 2021 per chi vedrà questa registrazione più avanti. E oggi parleremo, dopo tanti mesi di silenzio, per qualche impegno che ho avuto, come magari sapete, parleremo della preparazione invernale, di un aspetto fondamentale per avere un'ottima stagione agonistica dopo. Diciamo che se dobbiamo prevedere come sarà la stagione agonistica, dobbiamo guardare come è stata la preparazione invernale. Il miglior predittore di una grande stagione agonistica è sempre una grande preparazione invernale. Sarà con noi questa sera Omar Bertazzo, che sto aspettando che si colleghi visto che siamo entrati. Eccolo qua. Eccoci Ciao. qui, buonasera a tutti, ciao ciao, come andiamo? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Tu super abbronzato. Io sono ancora in preparazione, parliamo di preparazione invernale, ma a me mancano ancora 15 giorni. Ancora la stagione non è finita per te, infatti. Ecco, abbiamo un Esatto. bel appuntamento. Non diciamo niente per non mettere pressione, perché siamo nei giorni finali, però no, no, Esatto. poi lo diremo, no? Casomai più avanti. Allora, dicevo, proprio che perché ti vediamo così abbronzato, Omar in realtà da quest'anno lavora a tutti gli effetti come coach con Triathlon Passione, segue i suoi atleti, segue anche il nostro gruppo di coaching e quindi è il coach che mi affianca nel lavoro con Triathlon Passione. Però il passato, diciamo, di Omar è piuttosto interessante. Lui proviene dal ciclismo, è stato un ciclista pro. Quindi diciamo che va pianino in bicicletta, è il suo punto debole per dirlo così, no, no, diciamo che se l'è No. fatto il ciclismo e quindi è il suo punto di forza, però sono da anni ormai, da anni che non è più un pro, ma fa il triathlon come triatleta amatoriale, ovviamente una vita molto impegnata, di lavoro in azienda e viaggia adesso in realtà all'estero. E quindi si è collegato con noi questa sera dall'estero, speriamo che tenga la connessione, però insomma Omar diciamo, oltre ad essere un ex atleta con grande esperienza, è un triatleta amatoriale a tutti gli effetti e anche si è formato con la formazione della FITRI come allenatore e adesso mi sta affiancando dall'ultimo anno come allenatore, quindi è un processo di crescita anche per lui in questo aspetto. Dicevo Omar, dopo che ti ho presentato, io non mi presento perché penso mi conoscete già. Diventa noioso, andiamo subito al sodo. Dicevo che la preparazione invernale, ne parliamo oggi anche se ancora non siamo in pieno inverno, ma sta arrivando, manca poco, la stagione si sta chiudendo, la stagione agonistica, alcuni chiudono questo mese come te, altri hanno già chiuso e quindi siamo in quella fase di transizione nella quale è normale, dopo ne parleremo, calare un po', diciamo il ritmo, recuperare un po', però poi iniziare a pensare alla stagione successiva, perché qua non ci fermiamo mai del tutto. E per avere un grande successo nella stagione agonistica, dicevo, il predittore migliore in assoluto è come è stata la preparazione invernale, come è stato quel periodo di costruzione generale, per poter creare le basi per quello che si farà dopo nel periodo agonistico. E quindi oggi parleremo un po', ovviamente daremo diversi spunti, non sarà una discussione tecnica proprio con paroloni e niente perché non è il nostro stile, però cercheremo di elencarvi tutti i punti importanti da tenere presenti quando si fa una buona preparazione invernale. Omar, raccontaci un po' tu, giusto che così non parlo sempre io, come è andata Ma la preparazione invernale dell'anno scorso e come è andata quest'anno in base a come l'abbiamo gestita? io partirei proprio dalla preparazione invernale dell'anno scorso, che è stata diversa dagli anni precedenti, nel senso che prendendola sempre con la filosofia dell'amatore, avevo un po' vissuto il periodo chiamato off-season in maniera abbastanza interlocutoria e transitoria, no? E quindi magari preferivo allenamenti poco strutturati, se potevo, se non potevo, magari saltavo anche qualche allenamento che magari non mi piaceva e magari avevo poco focus, ok? E questo negli anni precedenti alla preparazione che abbiamo fatto l'anno scorso ha maturato parecchi infortuni. Diciamo, la apro proprio così, ma è quello che è successo di fatto. Avendo un fisico abituato a certi sforzi, a certi ritmi anche mentalmente, però fisicamente non avendo le basi per poterli tenere ad affrontare durante l'anno, incappavo spesso in infortuni di natura muscolare che
probabilmente quest'anno siamo riusciti a lenire un pochino e a ovviare grazie delle basi solide che abbiamo costruito durante l'anno, durante l'inverno. Vivere l'inverno come un periodo che si chiama off-season probabilmente è un po' sbagliato, perché si pensa sempre a un periodo fuori dalla stagione. In realtà non è vero, perché è il primo punto della stagione nel quale bisogna iniziare a costruire quelle che sono le fondamenta del percorso successivo, per non trovarsi poi nel momento in cui si decide, ok, iniziamo a aumentare l'intensità e i volumi, a magari dover rincorrere, che è quello che poi ho fatto io magari negli anni passati, magari con blocchi... No, è vero. Delle volte ho seguito qualcun altro, delle volte seguivo tabelle online che però sono poco strutturate e poco magari soggettive su quello che è il percorso che una persona deve intraprendere. E quindi diciamo che, tra virgolette, poi non si vede neanche, si vede l'ora di arrivare al, dopo aver rincorso tanto, non si vede l'ora di arrivare al periodo off season per staccare completamente. Ecco, probabilmente è il primo anno in cui arrivo in questo periodo che nonostante tutti gli impegni avuti fino adesso non ho la necessità di fermarmi, perché sento che il programma è strutturato, sostenibile nel lungo tempo. E quindi sì, magari qualche giorno per dare spazio magari a qualcos'altro, ridurre i volumi, famiglia, amorosa, lavoro, viaggi, perché no? Però sì, diciamo che non arrivo con le pile completamente scariche, anzi lo vivo quasi contento di poter lavorare su quelli che sono i punti che sappiamo, vero coach, che non abbiamo completamente appreso, non abbiamo ancora migliorato. Ok, e comunque la stagione... Dopo entriamo nei punti concreti, perché abbiamo anche qualche domanda che ci avevano posto al di fuori dell'argomento, quindi vorrei, li elenchiamo, punti li vediamo, ma magari lasciamo spazio anche alle domande che ci hanno posto dopo. Però al di là di tutto questo, la tua stagione com'è andata? Voglio dire, nel senso, hai visto qualche miglioramento, oltre al non avere infortuni, hai visto riscontri econometrici, diciamo, parliamo più dei risultati che sono quello che... Beh, riscontri cronometrici parlano chiaro. Penso che chiudere la maratona la mezza maratona di un 70.3 ben 15 secondi più forte del passo del best dell'anno prima, insomma, penso che probabilmente sia uno dei traguardi più importanti che ho ottenuto, mantenendo lo stesso livello in bici, mantenendo pressoché invariato il livello a nuoto, anzi probabilmente avendolo migliorato un po'. Questo penso la dica lunga su quello che è stata la bontà del lavoro fatto fino adesso, e magari non diciamo niente, ma fra 10 giorni ce n'è un altro. Speriamo vada bene fino in fondo, ma intanto noi ci concentriamo, come diciamo sempre, non al risultato, alla classifica finale, ma a fare il più possibile. Poi esatto. Il resto è solo una conseguenza. E, allora, entriamo un po' più nel vivo, che ne dici? Sì, andiamo. Sta troppo chiacchierato. Intanto continuo solo su un aspetto, perché io ho deciso di fare questa diretta, affrontare questo argomento adesso, perché veramente quando sono durante la stagione agonistica, mi capita spesso e mi stupisco ancora di ricevere un sacco di telefonate quando mi chiedono: ah, devo fare la gara. Io gli dico: che gara vuoi fare? Ah sì, è fra 3 mesi, è fra 2 mesi. E quindi voglio comunque sfatare il mito. So benissimo che la maggior parte della gente che ci ascolta sa benissimo che non si prepara nulla in 2 o 3 mesi, però voglio veramente sottolineare l'importanza di fare questa preparazione, questo periodo di costruzione generale all'inizio della stagione, per poter veramente dopo esprimersi al meglio e nella costruzione generale, andando a ridurre i limiti che abbiamo, correggere diciamo, i punti deboli che ce li abbiamo tutti, e poter lavorare su questo con la dovuta calma, per poi, quando arriva la stagione agonistica, poter concentrare il lavoro sempre sulla parte più specifica, più orientata alla prestazione di gara. E quindi entriamo un po' nel discorso. Allora, dicevo prima, tu lo hai accennato, è importante, però questo va sottolineato, noi siamo dell'idea che non bisogna mai fermarsi del tutto, ma questo lo vado a qualificare un po' di più. È importante però sì fare una pausa, per noi una pausa di una settimana, di 2 settimane di non allenamento dopo una stagione agonistica è non solo è consigliato, è una cosa molto sana da fare, voglio dire. E soprattutto per chi
per chi ha qualche problemino, magari ha un po' di sovraccarico, magari ha qualche tendine, magari qualche piede, il ginocchio, che ne so, qualche piccola fastidio che non si è riuscita a debellare nella stagione agonistica, perché probabilmente si va a rincorrere le gare e tutto, e il periodo ideale, ovviamente, quando finisce la stagione, dare un po' di riposo, concedere al corpo un po' di respiro, un po' di rilassamento anche mentale, quindi non avere sempre la pressione della prestazione, degli allenamenti, della tabella e via dicendo, e rilassarsi un po'. Però per noi questo rilassarsi in realtà si limita a 1-2 settimane, inteso come lavoro veramente quasi inesistente, o magari una corsettina blanda o una pedalatina blanda di meno di un'ora, cose di questo tipo qua. Però più di così si incomincia poi a perdere quelle capacità condizionali che ovviamente, come lo dice il nome, devono essere sempre un po' allenate, un po' richiamate, perché sennò vanno piano piano a perdersi. Tu Omar, questo anno l'avevi fatto un po' di pausa, giusto? Esatto, l'anno scorso abbiamo fatto 10 giorni in realtà di pausa completa, anche perché poi avevo un viaggio di ferie, tra virgolette, però abbiamo prolungato un po' la pausa perché avevo un piccolo infortunio al ginocchio, un piccolo affaticamento più che infortunio al ginocchio, che portavo dalle ultime gare in cui ho tirato veramente tutto quello che avevo, ricordo benissimo, e quindi magari abbiamo allenato un po' abbiamo mantenuto il livello a nuoto e in bici, e abbiamo preferito limitare un po' la corsa per ovvi motivi, insomma, per andare a curare quello che era un aspetto che, se avessimo caricato, probabilmente mi sarei trovato dopo 2-3 mesi a dover di nuovo fermarmi, quindi non era il caso. Ho fatto le cure, le visite del caso, mi sono curato un pochino perché era un problema da poco, fortunatamente, e abbiamo ripreso dopo, penso, 3 settimane dall'inizio della preparazione a correre normalmente, senza fastidi, quindi... Diciamo, serve, è un periodo che serve e va sfruttato per quello che è. Se uno si dimentica, cioè, se non lo si fa adesso, penso che poi in stagione tanti magari dicono no, dai, non importa, corro lo stesso, meglio farlo subito. È difficile perché c'è la pressione della gara, magari perché... Esatto. Quindi è più difficile dire mi curo, mi fermo, rallento per guarire. Quindi è il primo step, diciamo, per un inverno, per iniziare a costruire la nuova stagione, è quella di tornare sani. Esatto. Integrità, un po' il Renato Canova, che io seguo molto, allenatore di... sì. L'atleta è una cosa, però dietro c'è la persona, non esiste l'atleta lesionato, quindi nel momento in cui l'atleta è lesionato non è più un atleta, quindi prima deve guarire, essere sano per tornare a fare l'atleta. Ed è la base per la prestazione. Questa è la base iniziale, quindi questo ovviamente per chi ha più problemi magari deve dedicare più tempo a risolverli, vale la pena dedicare il tempo in questo momento. Per chi ha un fastidio leggero, un affaticamento come nel tuo caso, basta poco tempo, semplicemente magari non fare quello sport come era nel tuo caso la corsa che ti dava più fastidio, ma si può iniziare a allenare. E capire che non è tempo perso. Ecco, non avere questa ansia di dire... Esatto. Ecco, entriamo in questo punto, perché una cosa che succede spesso, io lavorando anche conoscendo un po' il mondo anche di Alessandro Fabian, quindi dell'altro livello, e lavorando anche con gli amatori, a volte mi stupisco questa ansia che vedo negli amatori di prestazione esagerata. Quando dovremmo essere amatori, dovremmo essere un po', avere un aspetto più ludico e divertimento, c'è questa ansia di non perdere mai un minimo di condizione, e quindi si rincorre sempre questi continui allenamenti, tabelle, via dicendo, e si finisce per farsi del male, no? Quindi togliere anche questa ansia, dire va bene, perdo un po' di condizione, faccio un passettino indietro, dopo costruisco, per intanto guarisco, mi rilasso e riprendo un po' la voglia di lavorare intensamente con un migliore stato di salute. E anche mentale, perché poi mentalmente correre, nuotare con fastidio alla spalla, correre con fastidio al ginocchio, pedalare magari con problema sopra sella, se si inizia già la stagione così, non voglio pensare poi a marzo, come... aprile, maggio, come ci si arriva. Ecco, e collegato a questo, già quando si inizia a lavorare, poi diremo un po' su cosa ci concentriamo nella stagione, però un aspetto fondamentale, ovviamente, quando si lavora in periodo di costruzione generale di inizio stagione, è fare anche volumi e intensità più regolate, più contenute. Nel senso, ricordiamoci che quello che stiamo facendo è costruire un tassello alla volta, un mattoncino alla volta, come diciamo noi, no? Un mattoncino sopra un mattoncino, e andiamo a costruire il nostro bel palazzo. Però
dovevamo non avere fretta e quindi all'inizio partiamo a fare veramente poco, poco, lavoriamo su diversi aspetti, ma lavoriamo strutturatamente, ma lavoriamo con un minor volume, lavoriamo con una minore intensità e piano piano incominciamo a salire. Questo lavorare con minor volume, con minor intensità, ci consente da una parte sicuramente recuperare a livello fisiologico, ormonale, diciamo tutto il corpo un po' si rigenera, senza perdere completamente la condizione, perché comunque ci stiamo allenando. Però ci consente anche, come dicevi tu Omar, di avere più tempo, perché spesso noi amatori siamo lì a correre da una parte all'altra, famiglia, lavoro. Compromessi. A volte due allenamenti al giorno, o grandi lunghi che si fanno a bicicletta, e il tempo è veramente scarso. Invece avere un tempo di pausa, di relax per la famiglia, per gli altri hobby, per altri sport anche, è ideale, no? Io racconto la mia esperienza, che diciamo la vivo un po' di compromessi, nel senso che i periodi in cui sono parecchio concentrato, che si avvicinano alle gare della fase finale della preparazione, in cui magari c'è bisogno della maggiore intensità, di un recupero maggiore, di alcune situazioni che la gara richiede, magari si trova compromesso di non vivere più la vita nella maniera libera di prima, ma magari si fa qualche scelta voluta di restrizione, magari nelle cene fuori, nei momenti magari in cui si fa tardi la sera. Ecco, questo è un momento buono per farlo in realtà, quindi si vive un po' il compromesso che magari chi ha famiglia, chi ha una compagna, chi ha un compagno può sfruttare questo momento per accontentare l'altra parte e poi richiedere il ticket quando è ora, nel senso che poi tocca a me, no? Richiedere un momento di tranquillità magari il weekend quando si vuole andare a fare un giro. Sembra una battuta, però non è vero, perché poi il fatto di vivere con l'ansia, la preparazione, no, aspetta, devo uscire, no, ho la cena, no, questo, no, non ti fa godere bene il viaggio. Io lo vivo bene facendo così, nel senso, dedicando il giusto tempo adesso, fra un mese a quelle che saranno le esigenze magari della mia compagna o della mia famiglia o del mio lavoro o di tante altre cose, i miei amici. E magari restringendolo un po' in alcuni periodi che magari possono essere, non so, dico le ferie estive, in cui a me piace concentrarmi su quella che è la mia passione, quindi dedico più tempo e magari lo tolgo ad altre cose, ecco. È un po' sempre un bilanciare le cose, però questo aiuta anche il recupero mentale, la tranquillità e la sostenibilità poi nel lungo periodo, secondo me. Diciamo anche, aggiungo solo una cosa, perché magari i neofiti o diciamo quelli che si stanno avvicinando per la prima volta al triathlon si spaventano a sentirti, no? Che in cui veramente diventi molto, molto ligio, no? Molto atleta al 100%. Ecco, questo ovviamente sono scelte ognuno, nel senso, Omar dico è un ex pro e ovviamente si piazza anche molto bene nelle sue gare, quindi ovviamente non si allena più di 15 ore media settimana, vuol dire comunque un volume di lavoro che richiede una grande organizzazione. Per chi è un neofita, per chi sta iniziando, si può allenare molto meno, nel senso, può avere molto più tempo per la famiglia, per i figli, per le cose. Tu non hai figli ancora, Omar, quindi vuol dire hai più tempo da questo punto di vista qua, però vuol dire il triathlon si fa anche così. Nel tuo caso hai momenti di picco, dove in quei momenti di picco di preparazione durante la stagione ovviamente ti dedichi e magari qualche cena fuori non la fai, o sicuramente non tocchi alcol e sei molto più attento a queste cose qua, no? Quindi, però, esatto, sì, senza dubbio. Ecco, parliamo un po' della base aerobica, vediamo tu come la pensi, perché quando parlo di periodo invernale, spesso volentieri mi sento dire, ah sì, devo fare un sacco di chilometri, un sacco di volume, tutto lento, fondo lento. Cosa mi rispondi tu, Omar? Io ne faccio abbastanza anche durante l'anno, quindi penso che non sia solo il periodo invernale il periodo per farlo. Probabilmente c'è un errore in questa concezione che si porta dal passato, in cui anche noi ex pro nel ciclismo eravamo convinti che l'inverno bisognava fare ore lunghi, a bassa intensità, senza curare altri aspetti. In realtà non è così, c'è lo spazio per l'aerobico, c'è lo spazio per il volume a bassa intensità, ma va organizzato bene nella settimana insieme magari ad altri aspetti che sono fondamentali nella preparazione iniziale, che possono essere il potenziamento o la cura dei dettagli, quali la tecnica nel nuoto, la tecnica nella corsa, la tecnica nella bici, perché c'è anche una tecnica nella bici che è essere più efficienti possibili nella pedalata, che sembra una buffonata, in realtà è fondamentale per
per esprimere al meglio quelle che sono le proprie caratteristiche. Base aerobica, sì, bisogna farla senza ombra di dubbio, è fondamentale, nessuno lo nega, incastrata bene in quello che è un programma. Hai detto giusto, diciamo incastrata bene, alla fine quando si parla di preparazione si parla di mettere insieme tanti ingredienti, sì. È la giusta proporzione per tirar fuori diciamo la torta, no, in base anche a quello che si sta cercando di fare. Sicuramente la base aerobica va allenata, è il momento importante nel quale va ripreso una grande attenzione sulla base aerobica, quindi intesa come volume in zona 2 per chi è più... Zona 2, sì. E quindi prima della soglia aerobica, e quindi un lavoro proprio di relativamente bassa intensità, dove si può andare a lavorare questo aspetto per lavorare senza entrare in dettagli troppo tecnici, lavorare anche a livello metabolico, cellulare, sviluppare tutti i capillari, le mitocondrie nelle cellule, via dicendo, per trasportare al meglio l'ossigeno. Ok? Quindi è fondamentale farlo. L'errore che si commette è dire bisogna fare la base aerobica, lavorare sulla capacità di trasportare ossigeno e fare solo quello. Ecco. Sì. Se lavoriamo solo a ritmo lento per chilometri e tutto, quello che succede è che il corpo si adatta a fare quello e quindi dopo un po' incomincia a perdere forza, incomincia a perdere efficienza per rapidità, velocità e quindi incomincia a perdere anche magari mobilità, il gesto tecnico va a soffrire un po' quando si fa solo lenti, quindi è importante da questo punto di vista anche lavorare sulla forza. Ok, e su tutto il mondo del potenziamento è fondamentale lavorare nella adesso ne parliamo un po' meglio durante il periodo invernale, ma anche curare, anche se non è il focus principale, fare qualche lavoro di agilità, di rapidità per mantenere la velocità di base solo come richiamo e soprattutto perché serve come un richiamo di un buon gesto tecnico che si può perfezionare, si può lavorare su drill, su esercizi di tecnica, diciamo, sia nel nuoto, sia nella corsa, ma anche, come hai detto tu, nella bici. Quindi non solo base aerobica, è fondamentale lavorare su quello perché è quello che ci sostiene il nostro sport. Il motore, sì. Il nostro motore. Sport è stato uno sport per definizione aerobico e quindi più abbiamo una buona base aerobica, più siamo performanti. E più su quella base aerobica possiamo costruire una serie di altre qualità anche più alte che ci servono per performare in gara. Però quello non vuol dire che si fa solo quello, esatto. È un po' in passato e quella è la confusione che si crea. E di fatto anche in periodo invernale si può lavorare con intensità molto regolata, perché dicevamo prima, bisogna lavorare con volumi inferiori, bisogna lavorare con un'intensità inferiore proprio per avere diciamo, la possibilità di recuperare, di rigenerarsi e di essere pronti poi per i carichi maggiori del resto della stagione, però si può lavorare anche con alta intensità come in zona 5, in zona di 2 max. E ripetute magari più brevi. Ma per essere intermittenti di 30-30, 30 in bio 2 max, 30 di recupero e si fa questi tipi di lavoro di richiamo perché servono anche per attivare le qualità cardiorespiratorie e anche avere l'intensità giusta a livello muscolare. Quindi è il concetto, senza entrare in una ricetta scritta, perché bisogna individuare a ognuno di voi cosa serve, però bisogna concentrarsi principalmente sulla base aerobica, però bisogna anche lavorare molto sul richiamo, sull'aperfezionamento delle altre qualità che non vanno completamente abbandonate. Uno degli aspetti fondamentali, adesso ci concentriamo, è lavorare sulla forza. Dimmi un po' la tua esperienza nel ciclismo prima, come lo gestisci adesso, che così ne parliamo meglio. A dire il vero, i primi anni di in cui magari ho iniziato a farlo in maniera più professionale, più professionistica, non avevamo un programma strutturato, infatti rincorrevamo molto spesso da gennaio a febbraio quelli che erano gli aspetti della forza, perché ci trovavamo a avere base aerobica solo. E invece negli ultimi anni, anche un po' da solo, poi soprattutto l'anno scorso, abbiamo dato molta attenzione a questo aspetto del potenziamento. Oltretutto, sembra, so che magari poi puoi sentirti in difetto, però con l'avanzare dell'età la forza è la prima cosa che si perde, quindi noto che è disperatamente una richiesta del mio corpo aver bisogno di più watt, tra virgolette, perché è il primo aspetto che si perde, soprattutto se il focus rimane solo sull'aerobico. Ecco che non bisogna fare l'errore di pensare a una tabella, un programma non strutturato per l'inverno, perché
Molto spesso quando si fa un programma non strutturato ci si dimentica quelli che sono gli aspetti fondamentali, quali la forza e il potenziamento, perché si tende ad uscire, poi magari si trova l'amico, si trova, è bellissimo, però delle volte bisogna fare magari un sacrificio e dire ok, oggi faccio potenziamento perché ne ho bisogno e perché genero delle basi importanti poi per il proseguio. Io personalmente l'anno scorso ho fatto tanti lavori, ma tanti lavori, ma tanti lavori sul 30-30 che... alcuni possono pensare sia solo un lavoro dal punto di vista VO2 max, dicono è un lavoro puramente aerobico ad alta intensità. Non è vero, perché comunque vai a chiamare, a richiamare tante fibre che servono poi effettivamente nel gesto atletico. In più, quelle sessioni spesso seguivano delle sessioni in cui facevamo magari la forza in palestra o lavori di core, che devo dire. Mi hanno cambiato parecchio anche l'assetto in acqua, perché mi trovo ad avere un addominale più forte e quindi un assetto migliore, e un assetto migliore nella corsa, perché sono più, non saprei come dire, coordinato, più forte, più in grado di sostenere il mio corpo. Ok, tutti piccoli aspetti, piccole cose che se si fa un programma non strutturato probabilmente si dimenticano. E io per primo, gli anni passati, delle volte lo dimenticavo, nel senso che magari la settimana mi mettevo nella mia testa di fare due volte forza, poi due volte non venivano fuori perché il programma non era per scritto, era nella mia testa, magari in bici poi o a nuoto o a corsa cambiavo a seconda della volontà della giornata. Sì, ok, corretto. Diciamo che... Per lavorare con la forza è uno degli aspetti fondamentali, uno, alzare la capacità muscolare, diciamo la capacità di reclutare le fibre quando si va a fare poi il gesto atletico, diciamo che sia nel nuotare, nel pedalare, nel correre, quindi si rende più efficienti così. E due, è anche prevenire le lesioni, perché quando lavoriamo sia in palestra con dei carichi o piuttosto che a corpo libero, se si fanno dei lavori complessi come gli squat, gli stacchi da terra, le trazioni, diciamo i lavori tradizionali, andiamo veramente a correggere, se li facciamo bene ovviamente, come tutto va fatto bene, però a me sono fatti bene, andiamo veramente a rafforzare o a correggere quei anelli deboli che abbiamo nelle nostre catene motorie. Una volta che abbiamo fatto un lavoro di forza di base, che va benissimo nel periodo di costruzione generale, diciamo con questi lavori più complessi, allora dopo siamo pronti per andare a lavorare magari in modo più specifico con movimenti funzionali, magari monopodalici, molto di più, contorsioni per lavorare, per attivare in modo molto più specifico le catene cinetiche che ci servono per determinati movimenti. Aggiungiamo questo dopo, me l'avevano chiesto, ma ne parleremo nelle domande, mi hanno chiesto se si può lavorare con la pliometria, che è competitiva soprattutto per la corsa, ma non solo, però è anche quella è molto rischiosa, nel senso che è molto utile fare pliometria, però è molto rischiosa perché essendo esplosiva, può provocare delle lesioni se non viene fatta bene o se si esagera nel carico con la pliometria. Quindi per poter arrivare a fare questi lavori è Esatto. importante avere una struttura solida, costruita con un lavoro di forza massima e in generale su tutto il corpo, in modo tale che abbiamo veramente un corpo, diciamo, che ci sorregge, che ci Pronto, pronto, esatto, pronto. consente di lavorare in modo più specifico e più intenso dopo. Ecco. Tu l'avevi detto prima, parliamo un po', del gesto motorio, di biomeccanica. Ecco. E spesso, si pensa al lavoro metabolico, al fare i chilometri, al pedalare per ore, quando mi dicono, quando io sento diversi amatori, anche non solo i miei atleti, ma anche quelli che mi contattano a volte, e mi parlano di ho fatto 8 ore di allenamento, tutto per me vuol dire tutto niente, non so cosa vuol dire, cosa hanno fatto in quell'ora lì. Però sono molto concentrato sui volumi, no? Quante ore, quanti chilometri, quante ore, quanti chilometri, al massimo quanto dislivello, a seconda di quando sono ciclisti, o trail runners o cose di questo tipo. Però non si ragiona molto su quanto ci costa fare quel tipo di Ah, sì. volumi. Sì,
sia in termini di intensità che facciamo, ma anche in termini di nostro costo energetico. Se noi siamo tremendamente inefficienti nel movimento, nel senso, adesso esagero, se mi muovo veramente male in acqua e sbraccio a fondo e veramente una lotta ogni bracciata per non affondare, allora è ovvio che io posso essere allenatissimo a livello cardiorespiratorio, posso essere anche molto forte a livello muscolare, ma ho un dispendio energetico talmente alto che non va da nessuna parte, perché esco dall'acqua che sono morto. E quindi questo vale per la corsa, anche vale anche per la bici. E quindi è importante dedicare in questo momento, proprio perché abbiamo il tempo per farlo, perché non abbiamo la pressione qua dietro della gara, a fare le cose tecniche. Possiamo correggere e lavorare molto sulla tecnica nel nuoto, dove siamo carenti, ecco, non è che dobbiamo lavorare su tutto perché il tempo è sempre limitato, però dove siamo più carenti possiamo concentrarci a fare delle modifiche radicali nel nostro sì, esatto. Ed è questa la parola, è qua che si possono fare le modifiche radicali, perché abbiamo tutto il tempo per assimilarli, per farle nostre dopo. Se facciamo un cambiamento radicale in stagione, la probabilità più alta è che diventiamo più lenti, perché quel gesto non è per farci male. E finiamo per farci del male, perché vogliamo andare forte, non diamo il tempo per adattarci e ci facciamo del male. Invece di fare una cosa giusta, anche se magari il gesto è migliore, diventa veramente deleteria per il nostro fisico, no? Infatti il mio consiglio è proprio quello di sfruttare questo momento come non un momento di transizione, ma un momento importante per gettare anche questo tipo di base. Perché io 2 anni fa ho fatto un cambiamento radicale nella nuotata, che durante l'anno mi costava troppo, e durante l'inverno ho lavorato parecchio, soprattutto in acqua termale, per correggere alcuni dettagli importanti della mia bracciata, che mi hanno permesso poi di fare un salto di qualità durante l'anno. Ma durante la periodo di stagione non penso avrei mai potuto neanche dedicare quel tempo, perché ero concentrato, il focus era sull'intensità, volume, sui lavori, diciamo. Non potevo perdere, non so, mezz'ora ogni giorno per fare la tecnica. Stessa cosa, l'anno scorso ho impiegato benissimo il mio tempo per trovare una posizione nuova sulla bici che ho. Sembra assurdo, ma ho trovato beneficio immediato, soprattutto io soffrivo tanto di problemi dopo tante ore sopra sella, e il fatto di trovare un fitting giusto, grazie a un nostro carissimo amico, cavolo, Niklas Quetri, che veramente mi ha aiutato notevolmente da questo punto di vista, e tuttora mi segue, perché ho in mente anche di fare la bici da crono con lui. Abbiamo già fatto qualche posizione, ci stiamo lavorando, ed è fondamentale, perché poi passiamo tante ore magari sulla nostra bici e non ci troviamo bene, magari sulle tacchette non ci troviamo bene, ed è la base lo star bene in bici per poi poter creare un allenamento. Stessa cosa nella corsa. Io cambio le scarpe solo d'inverno, nel senso che se voglio cambiare tipologia o marca lo faccio d'inverno, perché durante l'anno di solito, e fino adesso ho fatto così, tendo a comprare, magari se la scarpa è finita, il modello successivo, ma sempre della stessa famiglia, quindi per non trovarmi a impattare troppo su quelli che sono magari dei punti fissi del mio corpo, che andarli magari a modificare potrebbero farmi incappare magari in piccoli problemi che poi, quando si iniziano a fare le ripetute, quelle fatte bene, si sentono e magari possono portare ad infortunio, ecco. Quindi è questo il momento adatto per fare quelle scelte radicali di cambiamento. Durante l'anno è sempre sconsigliato cambiare suolette, cambiare tacchette, posizione. Poi si può fare, nessuno lo vieta. È un po' quello che dicevamo prima, no? I cambiamenti radicali, quelli importanti, vanno fatti d'inverno, perché c'è il tempo, tutto il tempo per adattarsi, i carichi sono inferiori, quindi il corpo non viene stressato in modo eccessivo e ha così la possibilità di adattarsi, assimilarli, no? Quindi se devo cambiare la posizione, come dicevamo, noi lavoriamo con Niklas, che è bravissimo, però voglio dire, anche se Niklas è bravissimo e stiamo cambiando la posizione, abbiamo bisogno di adattarla, non è che, anche se lui è molto bravo a sederci in bici, dobbiamo comunque assimilarla per un periodo, no? E quindi è il momento ideale per un cambiamento radicale anche sulla posizione in bici è l'inverno. Poi in stagione si può andare a calibrare piccoli dettagli,
adattamenti, perché quello non, voglio dire che il gesto motorio che c'è dietro non è stato stravolto, rimane abbastanza simile, semplicemente leggermente corretto, modificato, però non c'è uno stravolgimento. Quando c'è uno stravolgimento abbiamo bisogno di tempo per assimilarlo. E farei un piccolo appunto finale: il tempo va preso veramente bene, nel senso che il periodo di off season bisogna anche considerarlo, perché magari tanti pensano l'off season e poi la mia è fino a febbraio e le ho le gare a marzo. No, l'off season, se si considera di fare questo cambiamento radicale, non lo faccio a febbraio, magari lo faccio a dicembre o meglio ancora a novembre se voglio partire per tempo. Quindi è quella un po' la concezione che bisogna cambiare. Non si parte a gennaio se si ha la gara a marzo. Si può partire a gennaio se la gara è a giugno, ma non lo so. Io quando parlo con le persone mi dicono sì, voglio fare la gara fra 3 mesi e magari non hanno nessuna gran base di allenamento dietro, dico ma non, nel senso, ho capito che stiamo crescendo come sport, come il triathlon, però non va bene così, perché c'è un po' la cultura da creare dietro questo. Perché non si può affrontare uno sport come il nostro con così poco tempo. In generale nessun sport che si vuole preparare bene andrebbe affrontato con così poco tempo. Quindi e il concetto generale è che più tempo abbiamo per fare le cose gradualmente, per fare sempre, e questo è importante, creare una fase di costruzione generale che ci consente di avere questi pilastri che ci sostengono poi per la fase più specifica e agonistica dopo, e allora abbiamo costruito le cose come si deve. Se andiamo solo ad approcciare la fase specifica agonistica alla fine, al ridosso della gara, magari la gara la possiamo anche fare, ma molto probabilmente finita la gara siamo abbastanza da prendere da buttare cotti completamente, non ha senso a quel punto, non ha senso. Ed è questo che cerchiamo di evitare anche, no? E quindi tu hai detto una e poi magari non ci godiamo neanche il percorso che abbiamo fatto fino a lì, perché è tutto rincorrere, non la si vive bene senza dubbio. Più tempo si ha per costruire le cose meglio è, ovviamente questo va da sé, e c'è sempre il discorso che parliamo di capacità condizionale, la forza, la resistenza, la rapidità, la mobilità, sono tutti aspetti che devono essere sostenuti e costruiti nel tempo, e quindi abbiamo bisogno di tempo per arrivare lì. E da questo punto di vista, lo abbiamo già detto indirettamente, sottolineo l'aspetto che è sbagliato dire no, mi fermo completamente adesso che ho finito, magari a fine settembre o a metà ottobre, mi fermo e poi riparto a gennaio. Ecco, lo abbiamo appena detto, quando ci troviamo a ripartire a gennaio, ecco, è un po' come ripartire da zero. No, è ripartire da zero. Non volevo essere così duro, però si riparte veramente con una condizione tutta da costruire, ed è un peccato perché tutto l'investimento che si è fatto, diciamo investimento di tempo, di energia, della stagione precedente, va un po' a sparire e poi bisogna ricostruire tutto. No, invece l'aspetto più importante sarebbe sì concedere un periodo di rigenerazione, per ricaricarsi, per riposare, per riprendere anche la voglia di allenarsi, però non lasciare che questa condizione che sono costruita cada completamente e sparisca, perché vuol dire ha poco senso. E di nuovo, ripartendo dopo diversi mesi, è molto probabile ci si trova a rincorrere ancora di più, perché i mesi sono meno per preparare l'appuntamento sportivo, e quindi si trova a rincorrere con poco tempo per prepararsi e partendo da un livello più basso. Quindi è la ricetta che purtroppo vedo spesso di tanti amatori che finiscono per essere lesionati o con sovraccarichi non funzionali vicini all'overtraining che diventa veramente... O burnout. Il burnout succede, clinicamente parlando, per fortuna succede poco, però succede spesso che c'è un sovraccarico non funzionale che va a impattare poi su tutto il resto della vita, perché si cambia l'umore, si aumenta lo stress, si lavora male, si litiga con la compagna, con il compagno, e quindi è da evitare, insomma, ecco. Io porto solo un esempio: quando ho smesso di fare professionista sono rimasto fermo per 3 mesi e mezzo, e, sì, quindi veramente tanto tempo, perché ero proprio stanco dal punto di vista fisico e mentale, non volevo, non ho toccato bici, non ho corso, non ho nuotato, non ho fatto niente. Per tornare a un livello decente ci ho messo 6 mesi dopo, ma per arrivare a un livello decente, per tornare a livello buono ci ho messo un anno. Quindi mi è costata parecchia fatica, si parla di chili, si parla di sensazioni, si parla di adattamento, perché poi non mi sentivo più nella bici, cioè veramente, e venivo
da 30.000 km all'anno, quindi se anche stavo fermo 33 mesi dopo 30.000 km, uno può pensare che magari, ma sì, dai, la condizione comunque la tieni, no. Posso assicurare che dopo 3 mesi, appena salito in bici, mi staccava chiunque. Quindi veramente, più si sta fermo, più il corpo si adatta anche allo star fermo, e quindi di conseguenza tutto l'aspetto condizionale, metabolismo, muscoli, anche la stessa testa, non è più come prima poi. Posso veramente raccontarlo. Cioè che arriva un momento di sconforto perché dici prima andavo, Ah adesso sì, fatica, beh. non vado più, c'è anche questo, però ovviamente dicevo prima, è giusto far scendere un po' la condizione, quando scende completamente non ci si ritrova più, è difficile poi risalire, no? È Sì. anche da gestire. Ecco, una cosa hai detto, nel senso io volevo sottolinearlo, che noi diciamo non una pausa troppo lunga, come magari qualcuno vuole fare. Perché partiamo da un principio, che durante la stagione non arriviamo mai a una situazione di sacrificio continuo, nel senso quello che cerchiamo di fare noi con Teatro Passione, per chi ci segue lo sa, è cercare un equilibrio il più possibile, no? Cerchiamo sicuramente la prestazione, e questo è un obiettivo, se no non ci alleniamo, nel senso facciamo solo fitness, no? Però cerchiamo questa prestazione all'interno di una vita equilibrata di un amatore, nel senso dove c'è un lavoro, dove c'è una famiglia, dove ci sono altri impegni sicuramente. Quindi cerchiamo di arrivare lì in salute e anche divertendoci. Quindi alla fine, se riusciamo a costruire una ricetta di preparazione per ogni singolo amatore che ci consente di arrivare a fine stagione, che siamo sicuramente con un po' di stanchezza, perché sennò sarebbe Sì. strano. Però non cotti, non distrutti, che dobbiamo staccare come magari ti era successo a te quando facevi il pro di ciclismo, allora riusciamo veramente a riposare per un paio di settimane e poi ripartire gradualmente perché siamo veramente integri e desiderosi comunque di continuare, no? Quindi questa idea di non approcciare il triathlon come un sacrificio, come Sì. deve essere veramente, come dico, ossessivi al punto che siamo anche diciamo dei martiri quasi o da No, noi no, no. per noi stessi, ma cercare un equilibrio in quello che facciamo in modo tale che sia sostenibile, no? Questo è importante. Infatti, io parlavo di alcuni sacrifici che faccio io, ma non mi pesano, nel senso che fanno parte di una sostenibilità del nostro programma, perché sono delle scelte che però non mi pesano, perché mi godo anche un po' il momento del viaggio, di arrivare a una prestazione buona. Poi sappiamo entrambi che c'è un periodo in cui bisogna un attimo fermarsi. Me lo dici sempre, perché sennò io avrei continuato a correre anche tutto l'inverno. Però, a parte gli scherzi, è veramente una cosa che quest'anno, rispetto agli anni scorsi, non sento bisogno di staccare, perché no, mi sento integro, completamente integro. Magari non ho la voglia di fare una tabella strutturata proprio col focus della gara, ok, quello senza ombra di dubbio. Però con un minimo di programmazione definita nella settimana, magari nell'arco delle 2 settimane, non avrei problemi nel momento in cui finisce la gara a ripartire subito. E penso sia uno dei più grandi successi di quest'anno, perché spesso poi magari mi trovavo in condizione di dire no, devo staccare perché non ci sono con la testa, no, non ho voglia di fare sacrificio, no, non ho voglia di allenarmi. E non mi capita, anzi vado ad allenarmi con gioia, quindi penso sia positivo. Ben venga. Io direi che abbiamo coperto un po' i punti importanti perché avevamo un po' di domande che c'erano arrivati, non Bene. spaziati con il tema, quindi proviamo a risponderle. Quindi Sì. credo chiaro, spero, il messaggio di non sprechiamo l'inverno, sfruttiamolo perché se lo facciamo bene è quello che ci consente poi di fare veramente una stagione da record, come dico io. Se vogliamo fare un salto prestazionale importante, notevole, lo si fa facendo un buon periodo Sì. invernale, costruzione generale, sì. E quindi questo è importante. Tra l'altro noi iniziamo adesso, dopo condividerò più avanti il link, apriamo le iscrizioni al coaching group perché noi partiamo, il nostro coaching group parte dal 1 novembre, quindi proprio per iniziare, come dicevamo, da novembre a costruire la prossima stagione e ovviamente poi ci sono, per chi vuole iniziare un percorso individuale, siamo sempre noi disponibili, infatti siamo in questo momento qua. Entriamo alle domande? Sì, senza dubbio.
Vado in ordine come sono un po' arrivati. Mi sono segnato, mi scuso perché mi ero segnato il nome, ma mi è saltato questo qua. Chi l'aveva chiesto per iniziazione classica? Vediamo se lo trovo un attimo, perché ho qua il computer. Se lo trovo così. Dico il nome e mi ricordo, scusatemi un secondo. Arrivo, eh. Arrivo subito, se lo trovo. Beh, io intanto nel frattempo dico una cosa che sembra una banalità, ma la chiave del successo duraturo è l'inverno, perché il successo lo si può ottenere anche magari rincorrendo, perché magari tutte le cose vanno bene, ma nella durata del tempo, nella durata della stagione, la chiave è l'inverno fatto bene. Perché un successo, uno arriva, può essere magari un caso, ma un successo duraturo, che non vuol dire vincere, vuol dire ottenere i propri risultati al massimo delle proprie possibilità, si fanno d'inverno. Si fanno con una preparazione specifica invernale, che non è off-season, ma è preparazione invernale. Quindi intanto che cerchi magari questo aspetto, che è poi la chiave di quello che volevamo dire oggi, penso sia giusto sottolinearlo, ecco. Ecco, ho trovato la. Grazie, grazie Omar. Ho trovato il nome. Sono Giuseppe Lecce, scusami, Giuseppe, mi ero perso il nome. Tu chiedevi, cambiando un po' il discorso adesso, domande generali. La periodizzazione classica, quindi 2 o 3 settimane di carico con una di scarico verso il recupero al bisogno, e quindi valutando i parametri fisiologici, cose di questo tipo qua. Quindi, come facciamo? Noi inseriamo il recupero in base a una periodizzazione o in base all'osservazione dei parametri dell'atleta? Io credo nella domanda c'è già la risposta, almeno dal mio punto di vista. Esatto. Quello che va sempre osservato è l'atleta, nel senso, è la tabella, come dico sempre, o il programma è scritto, è un piano che si fa con degli obiettivi, ovviamente, però dobbiamo essere sempre pronti a stracciarlo quando serve, nel senso, e dobbiamo essere pronti a stracciarlo, perché quello che ci detta veramente i momenti, i carichi da fare e la direzione è l'atleta stesso, il suo fisico, la sua psicologia, la sua mente, diciamo, come sta e si è in grado o meno di seguire un certo percorso. Quindi, quando abbiamo giornate in cui sappiamo che il carico è stato elevato e magari ci sono anche altri fattori, magari il lavoro, in famiglia, stressanti, è facile decidere e dire no, si fa di meno, anche se la tabella diceva che era in fase di carico. Cambiamo direzione, magari prendiamo 2 o 3 giorni di rigenerazione di scarico e poi andiamo avanti. Quindi la risposta per me è abbastanza netta, il recupero lo si fa al bisogno. Noi utilizziamo moltissimo la variabilità del vasto, perché è un indicatore non come dato singolo giornaliero, ma per vedere l'andamento della variabilità del battito in più giorni. Il singolo giornaliero non è così attendibile, diciamo, per prendere una decisione se allenarsi o meno in quel giorno, però vederlo come cambia in 2 o 3 giorni di seguito ci dà una buona indicazione se c'è uno stato di recupero o meno nell'atleta. E sicuramente guardiamo quello, ma oltre a un dato del genere vediamo l'umore dell'atleta. Io quando Omar incomincia a vederlo un po' stufo, lo conosco già, quindi so che siamo un po' al limite, e so che magari, ma lo dico per Omar perché è qua, però vale per me. Possiamo dire, lo possiamo dire. E quindi anche quando magari la qualità del sonno ne risente, quindi siamo più dietro del sonno, vuol dire che stiamo sicuramente andando nella direzione del sovraccarico. Lì, ovviamente, per poter gestire i carichi in questo modo bisogna avere esperienza, bisogna sapere cosa si sta facendo, bisogna conoscere molto bene l'atleta, perché sennò il rischio è che in certi casi scarichiamo troppo presto e quindi non diamo mai lo stimolo sufficiente, in altri casi carichiamo troppo. Quindi io utilizzo quell'approccio. Però è sempre una buona norma, lo dico in generale anche per chi si allena magari da solo, seguendo programmi, pianificare periodi di scarico, perché se magari non Ah, si è sì. bene della situazione, è importante fare una pianificazione di periodi di scarico in modo tale da avere un margine, diciamo un margine per poter proteggersi e non inciampare in errori di sovraccarico. E quindi, diciamo che di norma l'osservazione dei parametri dello stato dell'atleta è quello che regola almeno a me nel gestire i carichi, però nella pianificazione considero comunque momenti di scarico che a volte faccio anche coincidere con momenti della vita dell'atleta, nel senso se per esempio Omar è all'estero adesso, io all'estero
nel senso so che ha degli impegni particolari di viaggio e tutto, e quindi non vado a caricarlo in modo assoluto di più, perché sarebbe un eccesso nella controproducente, esatto. E quindi preferisco regolare gli allenamenti anche tenendo conto di questi aspetti qua, al di fuori di una pianificazione ascetica, diciamo, sulla carta, dove dico 3 settimane dove il carico va più su, 1 settimana in cui scarico, 3 settimane in cui va più su, 1 settimana scarico. Ecco, questo per me non ha molto senso. Lo posso fare quando faccio un programma più standard e magari con un atleta che seguo più a distanza, cosa che cerco di evitare, però comunque cercando di insegnare sempre all'atleta che di fondo si va ascoltato e si deve capire se si sta assimilando o meno il carico. Quindi sempre l'osservazione, sempre la valutazione dei parametri fisiologici, e i periodi di scarico si utilizzano come una riserva, una rete sulla quale poggiarsi, però soprattutto si deve osservare l'atleta, insomma. E io posso aggiungere su una cosa, che bisogna essere onesti alle volte, nel senso che delle volte si ha bisogno del recupero e non c'è niente di male, perché parlo proprio nel mio caso. Delle volte penso che magari posso permettermi un allenamento sebbene magari ho dormito male la notte, in realtà ho scoperto a lungo andare che è meglio recuperare quella giornata e magari affrontare l'allenamento duro 2 giorni successivi, che non cambia niente. E non è la tabella rispettata che fa la differenza, ma magari evita l'infortunio, evita un sovraccarico, evita tante situazioni magari critiche, che magari non succede niente, però potrebbe succedere qualcosa che magari non porta a ottenere il risultato voluto. Ecco, e l'onestà di dire sì, questa mattina sono stanco, sì, questa mattina, anche se è sabato, faccio 2 ore aerobico e non faccio una simulazione di gara, è fondamentale, perché permette veramente di arrivare alla gara magari alla condizione migliore, o di arrivare all'appuntamento stando bene e non arrivando all'appuntamento già stanco, già lesionato, già provato, quando magari si è fatto un allenamento che non bisognava fare. Ecco. Quindi essere onesti. Sì. Ok. Ecco, passiamo alla domanda del Riccardo, che forse stiamo andando oltre l'ora, che io parlo troppo forse. Ecco. Ma va bene, dai, ci ascoltano. Domanda del Riccardo Biagioni. Ciao Riccardo, mi pare di averti visto con Enzo prima. Allora, dice, come impostare i lavori per la forza, intesa come esercizi di potenziamento muscolare durante l'off-season? Utilizzo sovraccarico meno, tipologia di allenamenti consigliati, esecuzione di esercizi biometrici, un po' ne ho parlato prima, numero sui settimanali. Quindi, Riccardo, tu chiedi tanto dettaglio, non entrerei in un programma così dettagliato di potenziamento, però lo avevo detto prima, è fondamentale fare potenziamento. Ah sì. Professione generale, l'avevo detto. E su questo mi soffermo. È fondamentale partire molto con molto poco, come tutto molto gradualmente, nel senso, inizialmente quando si parte con il potenziamento, soprattutto per chi non lo fa di continuo, per chi non è abituato a farlo, partire con all'inizio idealmente solo con corpo libero, in modo tale che incominciamo ad adattare i tessuti all'attività che stiamo per fare, poi con carichi eventualmente molto leggeri, per proprio provocare un adattamento dei tessuti. All'inizio si fanno più ripetizioni per abituare i tendini, abituare i muscoli pian piano all'attività. Dopo, quando c'è questa fase iniziale, che magari può durare anche 2 o 3 settimane, non è che deve essere 3 mesi di questa attività, si può iniziare a caricare magari con dei pesi. Sui pesi molta attenzione, ci vuole tecnica, ci vuole molta attenzione. Sì. I pesi devono essere, questa è una raccomandazione che do io, sempre in controllo. Non cercate di fare le gare di chi solleva di più, perché è lì che vengono fuori non serve a niente. Fuori le spalle distrutte e cose di questo tipo. Quindi molta attenzione a questo, sempre gradualità, sempre controllo dell'ego, perché non è che dovete fare gare su questo. E cercate di gestire bene il peso. Gli esercizi da fare, come dicevo, sono quelli più complessi, nel senso che si utilizzano più articolazioni allo stesso tempo, lo squat, diciamo, i piegamenti, la panca, le trazioni, che utilizziamo più gruppi muscolari allo stesso tempo, lo stacco da terra, che è ideale per la catena posteriore, bicipite femorale, gluteo e schiena, via dicendo, e quindi lavori di questo tipo. Adesso non entro nel dettaglio. Mi chiedi anche di l'ipliometria, l'avevo detto, la ipliometria è fantastica, veramente rende tanto, ma è molto molto pericolosa, quindi va fatta con molta attenzione. All'inizio magari, se vogliamo migliorare con la ipliometria l'efficienza nella corsa, perché migliora lo stiffness, adesso possiamo parlare in un altro momento perché diventa lungo, però diciamo migliora la capacità della reattività del piede, dell'impatto.
fatto è perdere meno energie, no? E quindi restituire meglio l'energia quando si corre. La pliometria è fantastico per questo, aiuta molto a lavorare a livello della rigidità con i tendini e tutto, però va fatta con attenzione, perché se si esagera, le lesioni arrivano subito con la pliometria, e questo bisogna partire molto piano, facendo molto poco, molta attenzione quando si fanno lavori di balzi, perché quando si stanno facendo non si sente la fatica, si sente il giorno dopo. C'è un DOMS molto forte, ci sono problemi poi articolari che vengono dopo, e quindi quando si stanno facendo di solito non si sente, quindi bisogna fermarsi molto prima che arrivi la fatica con la pliometria. Quindi questa è una raccomandazione che vi do generale. E partite con magari balzi molto leggeri, per dare reattività prima di cominciare a fare lavori molto esplosivi, molto salti molto alti, cose di questo tipo qua, dove il rischio è molto più elevato. Omar, dimmi che ti ho. Gradualità, esatto, sì, è la parola, penso, da mettersi come mantra per questo periodo, esatto, sì, manda è un mantra, gradualità, perché no, non si può pensare di andare in palestra e fare 100 kg di squat subito. Io personalmente, le prime volte che vado, prendo il bilanciere da 16 e li faccio col bilanciere da 16 vuoto. Quindi, Guarda, ed è sufficiente. tu hai le gambe potenti, voglio dire, come fare corpo libero se lo faccio io, che non ho le tue gambe, voglio dire, quindi parto a corpo libero, poi magari inizio con la barra e poi pian piano inizio a mettere. Esatto. Ma per dire che quando correvo in bici alzavo anche 120 kg, quindi insomma. Si parte veramente da poco per arrivare a tanto. È chiaro che non si può fare il passo più lungo della gamba, no? E quindi è bene farlo con gradualità, anche questo è un aspetto fondamentale da ricordare tutto l'inverno, insomma. Gradualmente, con carichi sempre in controllo, con buona tecnica. Questo Esatto. Infatti sarebbe bene avere qualche istruttore che magari ci dà un'occhiata, ci controlla, perché sì, va bene anche farli a casa, si possono fare anche a casa, senza ombra di dubbio. Ma magari le prime volte avere qualcuno che magari ci dà una dritta, un controllo da fuori, non di anche ora a corpo libero, perché io, per esempio, quando lavoro con gli atleti, anche correggere un plank ben fatto. C'è tutto un impegno muscolare diverso che non quando ci si piega e ci si poggia diversamente, alla fine non si fa il lavoro che si deve fare, no? Quindi Esatto. saper stabilizzare bene le anche, cose di questo tipo, ci vuole a volte un occhio esterno. Ovviamente, se non si ha un occhio esterno, almeno lavorare con uno specchio che Sì. aiuta, perché se non si ha lo specchio, allora sì, diventa difficile capire. No, pressoché impossibile. Si può lavorare anche sempre solo a corpo libero se non si ha la Ah, possibilità, sì, beh. per meglio di niente, basta regolare gli esercizi e poi magari aumentare l'intensità lavorando con esercizi un po' diversi che comunque a corpo libero si riescono a fare. Squat monopodalico, penso Sì, che. arriva quello gamba, e quindi ci vuole poco per essere, basta avere un po' di fantasia. Ecco, abbiamo detto un po' questo. Marco Greco, che aveva chiesto anche un po', seguendo Riccardo, chiedeva anche sui DOMS, il DOMS per dirla semplice, i dolori che si sentono muscolari dopo che si è fatto i lavori magari di forza o anche la pliometria, cosa fare quando sono i DOMS, quindi la dico velocemente per non andare a lungo, no, non caricare sopra. Quando ci sono questi dolori, che sono infiammazioni, non è acido lattico come sento ancora, sono pieno di acido lattico, no? L'acido lattico sparisce dopo poco, dopo neanche un'ora che avete fatto l'allenamento. E quei dolori sono infiammazioni, sono micro rotture delle fibre che sono infiammate e quindi provoca dolore, c'è dolore ed inutile su questo dolore andare a caricare ulteriormente perché voglio dire, provochiamo solo dei danni. Quindi in quei momenti, quando ci sono dolori di questo tipo, l'ideale è stimolare la circolazione, magari con una pedalata leggera, no, con il rapporto abbastanza leggero, far circolare il sangue, quindi neanche intensa, magari al limite entro zona 2, o volendo un pochino in zona 3 perché è più allenato, giusto per portare un po' più di sangue alla gamba, però non caricando a livello muscolare, perché quello che vogliamo è ossigenare il muscolo, l'ossigeno aiuta moltissimo a recuperare i tessuti, far arrivare sangue ossigenato in modo tale che guarisca prima, però non vogliamo ancora andare a stressarlo muscolarmente, Nuovamente, esatto. arriviamo anche lì a una lesione più seria, insomma. E se non ricordo male, Marco poi domandava anche del discorso del nuoto, perché Vai.
il discorso di nuotare con i master. Nuotare con i master, se hanno un livello troppo alto, il giorno dopo hai i DOMS anche lì, penso. Quindi posso portare il mio esempio, che non sapevo, non sono nuotatore, non arrivo dal nuoto, quindi ci ho messo del tempo per migliorare a nuoto, e qualche inverno mi sono buttato anch'io in corsia con i master. Il giorno dopo ero sfatto, quindi magari va bene farlo una volta ogni tanto, ma va valutato, nel senso che se per quella volta a settimana si può andare a nuotare con i master, perché magari si ha anche la possibilità di avere una corsia, non di nuoto libero, magari con fusionaria, ma una corsia in cui si fa un allenamento strutturato, ben venga, ma magari limitiamo l'intensità degli altri allenamenti a nuoto. Ricordiamoci che diventa un allenamento veramente importante, quindi va valutato per quello che è, magari si fa una settimana sì, una settimana no, ecco. Perché ricordo che veramente uscivo di piscina che non ne potevo più, insomma. No, non ti ricordo il tuo nome, insomma. No, esatto, perché hanno un altro ritmo, poi chiaramente se uno è un nuotatore forte, per carità, sì, può anche andare nei master e tirare. Diciamo che il bello dell'allenamento dei master è che diventa più motivante, no? Andare con il gruppo, sì, trovare gli altri, diventa un momento anche dove si possono fare questi lavori, anche perché si è trainati dal gruppo. L'importante è che idealmente, se c'è un tecnico che supervisiona, sappia un po' regolare le cose, perché il tecnico dovrebbe saper dire tu che fermati, metterti con Michael in questo momento perché ti uccide, no? E quindi è il concetto un po' di regolare questa intensità in modo tale che sia benefica e non sia dannosa, ecco. Questo è un po' il rischio con i master. A volte i master è semplicemente andiamo e ci massacriamo il gruppo, e per chi va forte non è un problema serio, ma per chi sta iniziando può essere deleterio, insomma. Diventa una gara e come tale va presa, poi nel senso che bisogna recuperare da una gara, ecco. Quindi va tenuto conto di questo. Quindi da quel punto di vista, per chi non è un nuotatore forte, il consiglio è al massimo, come hai detto tu, una volta a settimana, sì. Idealmente magari solo un pezzo dell'allenamento, poi in un'altra corsia, oppure anche una volta ogni 2 settimane, nel senso, bisogna regolare questo, perché il carico va bene, ma se eccessivo fa male, questo va capito. Passiamo all'ultima domanda, forse, mi pare, no, un'altra 2 domande, che sennò qua ci mandiamo a nana tardi. Massimo Piccirillo, grazie per la domanda. Tu dici, per l'amatore medio con le sue 10, massimo 15 ore settimanale, è più conveniente la classica periodizzazione, preparazione di base che privilegia lo sviluppo del motore aerobico, oppure una periodizzazione inversa, a vantaggio di tecnica e sviluppo neuromuscolare? Un po' ne abbiamo parlato prima. Sì. Qua ribadisco un concetto, il concetto è che ogni periodizzazione, ogni programmazione, se si punta ovviamente a una prestazione, e quindi si punta a un certo modello di prestazione che si vuole raggiungere, va fatta sempre da una preparazione generale a una preparazione specifica, diciamo. Quindi partiamo sempre da un aspetto generale, per costruire tutte le qualità che ci servono, gli ingredienti che poi andiamo a mettere insieme, questi ingredienti, per creare la nostra torta, il nostro modello di prestazione e la prestazione che vogliamo nella fase più specifica, poi agonistica. E quindi cosa voglio dire con questo? Se io capisco un po' la tua domanda, immagino che tu parli più delle lunghe distanze quando si parla di periodizzazione inversa. Quando parliamo delle lunghe distanze, quando il ritmico nel quale, soprattutto se parliamo dell'Ironman, si finisce a fare una gara sostanzialmente tra la zona 2 e la zona 3, okay? Per dirla così, principalmente aerobica, allora è normale che si possa ragionare di una fase di costruzione generale dove si lavora sulla tecnica, sulla velocità, sullo sviluppo neuromuscolare, come l'hai descritto tu, per poi arrivare a una fase dove ci si concentra al passo gara, come in tutte le altre preparazioni, ma il passo gara dell'Ironman è un passo di motore aerobico, e quindi si va sempre dal generale allo specifico, a quello necessario per la gara. E si cerca di essere molto efficienti nel passo gara. Nell'Ironman quel passo gara è proprio un lavoro molto dato sulla zona 2, e quindi è giusto ragionare in questi termini. Se parliamo invece dei lavori brevi, diciamo, per chi lavora nelle sprint, degli olimpici con la scia, è diverso. Partiamo da un lavoro, poi andiamo verso ritmi gara che sono piuttosto intensi. Intensi, allora lì non si può parlare di precisione inversa, ma è una precisione che va da una fase meno intensa a molto più intensa, del rinvio gara molto elevati, fuori soli anche con rilanci e cose del genere, per le distanze corte. Insomma, dipende molto, come sempre, non è tanto capire di dire quali sono le mode, precisione inversa, no, ma capire
che quello che si sta facendo ci deve portare da una costruzione generale a una cosa specifica per costruire il modello di prestazione che vogliamo esprimere in un determinato giorno. E quindi quando arriviamo a quel modello di prestazione, sicuramente il periodo appena precedente è quello dove dobbiamo essere economici a fare quello che dovremmo fare in gara, e quindi dovremmo ripeterlo in qualche modo. Ovviamente se dobbiamo fare gare molto intense, non è che facciamo ore e ore di zona 5 perché moriamo, però regoliamo comunque le cose per prepararci e prepararci a essere molto molto efficienti in quel passo gara, nel senso nell'aeroma si fanno tanti rinvii gara, ma il passo gara è aerobico. Ok, certo. Ultima domanda, Luigi Delfino: dieta indirizzata allo sfruttamento dei lipidi? Rispondo io. Vai. Rispondo io perché è quello che abbiamo fatto l'anno scorso, nel senso che conoscendo il soggetto molto esplosivo, molto anaerobico, molto orientato agli zuccheri, tendevo a bruciare le riserve e finire le batterie presto. È un bel argomento, molto vasto, che penso non possiamo... Potrei aprire un altro momento, però dillo velocemente. Però detta velocemente, praticamente bisogna cercare anche di essere efficienti dal punto di vista energetico, no? E quindi gli zuccheri si consumano presto e si possono stipare fino a un certo punto, i grassi magari un po' di più. Mantenere la glicemia costante, mantenere un buon livello dal punto di vista energetico nel corpo anche attraverso l'utilizzo dei grassi è importantissimo, e non per questo facciamo anche degli allenamenti mirati durante l'inverno, ed è fondamentale adattarsi anche a questa nuova situazione, perché è facile ottenere energia dai zuccheri e ottenere dei grassi è ben più difficile, e bisogna allenarsi anche per questo. È un buon periodo per poter fare degli esperimenti. Ecco, quindi per rispondere a Luigi direttamente, una dieta orientata a quello, ti rispondo in modo molto semplice, è quella che ci consente di non avere picchi glicemici durante il giorno, nel senso, perché quando abbiamo un picco glicemico, il glicemico va veloce, parte l'insulina, quando parte l'insulina bruciamo molto meno grassi. Adesso l'ho semplificata tanto, però il concetto è questo. Quindi noi dobbiamo cercare di stabilizzare la glicemia in modo tale che l'insulina anche non abbia questi picchi elevati che ci vanno a spegnere la lipolisi, diciamo, la capacità di consumare grassi. Idealmente quando ci alleniamo dovremmo partire con una glicemia stabile, con un livello insulinico basso, e dopo che abbiamo fatto almeno un'ora di allenamento, allora potremo introdurre anche una buona quantità di zuccheri per sostenere l'allenamento, perché in quel momento l'insulina non va più in alto, perché i zuccheri vanno direttamente nei muscoli. Quindi, per ottimizzare il consumo di grassi, durante il giorno evitiamo di fare grandi abbuffate di carboidrati, evitiamo di far salire la glicemia in modo molto forte, e poi in allenamento cerchiamo di partire con la glicemia stabile, e poi eventualmente, se sono allenamenti lunghi e sostenuti, mangiamo durante l'allenamento o subito dopo, quando l'insulina non viene veramente, non c'è una risposta insulinica elevata. E che diete funzionano? La dieta zona va in questo senso, cerca di fare la glicemia, però anche una dieta in modo un po' più, che è quello che abbiamo fatto con Omar, una dieta un po' più low carb, dove l'ho portato anche per un breve periodo, mi ho odiato Omar in chetosi, perché quando sei in chetosi all'inizio soprattutto non hai energia per allenarti, quindi si allenava in regime molto blando. Si può lavorare su quello per migliorare la capacità di avere una migliore potenza lipidica, diciamo. Però queste sono cose che vanno fatte con attenzione, in modo molto semplice. E una dieta a zona funziona molto bene per mantenere una glicemia stabile. Ecco, questo è quanto. Penso abbiamo parlato anche fin troppo, fammi vedere l'ora. Sì, siamo appena sopra l'ora, spero di aver risposto un po' a tutto. Eventualmente, se avete altre domande, che ne dici, Omar? Facciamo una più avanti. Io dopo penso di sì, dai. Avrai superato il tuo impegno, sì. Senza dubbio, l'avremmo superato, quello senza dubbio. Vediamo come, ma sicuramente ci divertiremo. E poi ti rubiamo un po' di tempo eventualmente per un'altra diretta. Beh, se ci sono altre domande comunque ben venga, nel senso, penso che sia un buon momento per farle anche l'inverno, poi magari c'è più tempo per dedicarsi a queste cose e possiamo rispondere magari la prossima volta in maniera magari più specifica, cosa dici? Va bene, entriamo più nel dettaglio. Io ti ringrazio, ovviamente, se avete voglia di contattarci,
avete i nostri contatti, potete scriverci e quindi noi siamo a disposizione. Ma comunque, se ci sono altre domande, facciamo altre dirette a questo punto, mi sa. E... Omar, grazie mille, sai, ti lascio andare a dormire perché so che oggi hai lavorato, io so cosa stai facendo. Quindi... mi controlli. Ringrazio tutti anche per chi si è connesso, sinceramente ho visto tanti connessi, non me lo aspettavo, aspettavo che sia più la registrazione a essere vista nei prossimi giorni, quindi grazie per chi ci ha seguito e niente, come sempre alla prossima, buoni allenamenti e buon divertimento. Ciao ragazzi. Buonanotte, ciao ragazzi. Ciao ciao, alla prossima.